Mi chiamo Filippo Polidori e il mio lavoro è raccontare e celebrare il cibo. Io ho scelto il cibo perché ci sono nato dentro, ci sono caduto dentro, ho provato anche a scappare in alcuni anni della mia vita. Poi ho avuto la fortuna di incontrare colui che ha inventato la critica gastronomica, che è stato Luigi Veronelli, con il quale ho vissuto i 5 anni più intensi della mia vita. Il mio primo vero progetto, quello che mi ha permesso di uscire un po' dai binari, quindi arrivare dove volevo arrivare oggi, è stato il progetto Rimini Street Food. E lì ho portato grandi chef, gli ho fatto togliere la casacca da chef, gli ho fatto mettere una giacca di pelle e li ho portati in moto, in una moto Ducati. Non c'è un buon cibo senza una buona compagnia e viceversa. Quindi la convivialità è la magia che si crea attorno a un tavolo, con un buon prodotto, con un bicchiere di vino. È lì che poi succedono le cose. Tutto, se viene fatto ad altissimo livello, alla fine scopri che è un gesto d'amore, come la cucina, no? È una grande moto, no? Se c'ha dell'anima dentro, deve essere fatta da qualcuno che la ama. E quindi l'amore è quello che cambia le regole del gioco. Questa terra qua dove vivo io sono terre che puoi apprezzare appieno con un cavallo, con una moto, che ti permettono comunque di avere una velocità o comunque di... Sai, l'aria in faccia è una sensazione unica che ti permette anche di vedere le cose in un modo diverso. L'amore per le moto è la stessa cosa per i cavalli. Cioè, da bambino venivo svegliato dalla frizione della Ducati. Tin, 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 tin. Poi quando sentivo passare, no, quel rumore unico, uno che nasce in questo paese qua non può non provare a comunicare la bellezza e l'arte, che sono la stessa cosa. Il concetto di italianità è difficile da spiegare, perché lo puoi solo vedere, lo puoi solo provare. Faccio fatica a dirti il concetto di italianità. Se faccio vedere una moto Ducati, questa è l'Italia. Se bevi una bottiglia di Sassicaia, capisci che questa è l'Italia. È la magia di vivere in Italia, è la magia di produrre qualcosa in Italia, è la magia di vedere, di essere... e continuamente rimbalzati da arte, da bellezza. L'essere italiano.